Salve ragazzi e bentornati su Dungeons & Cutsage. Sono passati giorni per voi, sono passati 20 secondi per me. Quindi ragazzi, continuiamo con questa scheda. Seconda parte del video, creiamo un chierico di primo livello. Andiamo avanti. Dunque, livello 1. Quindi, che cosa facciamo? Andiamo nella nostra bellissima e utilissima scheda del chierico. È la nostra migliore amica. La tabella del chierico è la nostra migliore amica. Qua ci dice tutto. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Livello 1. Bonus di competenza più 2. Più 2. A livello 1 il bonus di competenza è sempre più 2. Razza. Zoomiamo un po', se no non cacciamo gli occhi alle persone. Abbiamo scelto nano delle colline. Background lo sceglieremo subito. L'allineamento me lo faccio neutrale e buono. Mi piace come idea. Punti esperienza a livello 1, 0. Si livella a livello 2 a 300 se usate i punti esperienza. Se no, chi se ne frega. Iniziativa, ragazzi. Allora. Iniziativa. L'iniziativa corrisponde al modificatore di destrezza. In questo caso, meno 1. Lo so, ragazzi. Lo so. Ma non vi preoccupate. Vedrete. Andiamo adesso alla... al calcolo dei punti ferita, quindi sceglieremo poi le abilità. Iniziamo prima con i punti ferita. Come si calcolano i punti ferita? Se non lo sapete, vuol dire che non avete ancora visto il video sui punti ferita e questo è proprio un male. Guardate il video sui punti ferita che vi metto qui su. Comunque, per ricordarselo, basta andare sempre nella parte del chierico e abbiamo punti ferita. E tutto ciò che riguarda il livello 1 della classe. Allora, noi abbiamo un dado vita per ogni livello. Il nostro dado vita è il D8. Quindi qui abbiamo un D8. Da questo noi evinceremo anche i punti ferita. Punti ferita al primo livello. 8 più il modificatore di costituzione del chierico. Quindi i punti ferita si calcolano così al primo livello. Il massimo del proprio dado vita più il proprio modificatore di costituzione, appunto la nostra resistenza fisica. E quindi 8 più costituzione. Andiamo sulla scheda. Costituzione più 3 più 8, 11. Ma siamo nano delle colline, vi ricordate? Robustezza nanica. Un punto ferita al livello, compreso il livello 1. Quindi noi abbiamo 8 del dado vita, massimo del dado vita, più 3, 11, più 1, 12. 12 punti ferita massimi al livello 1. Quando si salirà di livello, punti ferita a livello successivo, potete scegliere tra un D8 o 5. Vi consiglio il 5, a meno che non siete dei temerari che volete rollare la caratteristica, vi consiglio il 5. Ora, andiamo avanti. Qua abbiamo fatto i nostri punti ferita. Scegliamo le abilità. Come consiglio in ogni video, io per la scelta delle abilità, dato che ho, ragazzi, a scelta le ho qua, due a scelta tra intuizione, medicina, persuasione, religione e storia, che cosa faccio? Parto dal background. Andare a scegliere il background più adatto, perché una volta scelto il background, tutto il resto, che sono fisse quelle abilità, non devo poi cambiarle quando vado a scegliere quelle di classe, capito? Preferisco iniziare sempre dal background. Ci sono vari background, io parto già scegliendo quello dell'accolito, cioè è una sorta di prete, una persona che ha lavorato comunque in un tempio. Ora, di background voi potete scegliere quello che volete. Potete anche scegliere l'assassino, ok? Potete il criminale, potete scegliere il ciarlatano, quello che volete. Dite, ma com'è possibile, un prete? Ragazzi, ma qua parla del passato. Voi potete anche essere una persona che inizialmente era un assassino, che poi si è redento. Oppure potete essere un accolito che nel momento in cui giochiamo ha perso la fede. Capite il senso? Potete essere quello che volete. Potete essere un chierico ateo, sì, che prende questi poteri e non sa perché. Non vuole saperlo, non gli interessa, oppure prende i poteri da questo dio che però non venera, anzi odia. Perché magari è malvagio, o viceversa, perché lui è malvagio e questo è buono, non lo so. Siate fantasiosi. Io scelgo l'accolito per queste due caratteristiche, intuizione e religione. Quindi, intuizione, sotto saggezza, e religione. Sotto intelligenza. Questa scheda è ottima perché ve le mette sotto le caratteristiche. Le abilità le mette proprio sotto le caratteristiche. Due linguaggi a scelta. Abbiamo studiato in un tempio, ragazzi. Qualcosa a che fare con la religione. Mi viene in mente il celestiale.
se al DM va bene, ma perché non dovrebbe? Celestiale e infernale. Io parlo queste due lingue in quanto ho studiato nel tempio, dove si studiano angeli e demoni, giusto? Non citare Dan Brown. Quindi, equipaggiamento. Segnatevi tutto questo, ragazzi, se vi interessa. Ve lo può dare, come può non darvelo, è rilevante. 15 monete d'oro, se volete segnarvele. E di solito chiedo sempre al DM, o io DM dico quante monete d'oro hanno. Se proprio quelle di background, oppure se di trama ne hanno di più o di meno, ok? Nel dubbio segnatevi qui sotto, nell'equipaggiamento, qui, tutte queste cose qua. Perché no? Ci possono stare. È una scelta. Ecco che abbiamo finalmente le abilità date dal background. Quindi che cosa faccio adesso? Io torno sulla mia scheda inizialmente e mi compilo anche questa parte. Background, abbiamo scelto accolito. Avete visto l'ordine che faccio per la creazione? Classe. Razza, poi bonus competenza, iniziativa, punti ferita, background, quindi abilità. Ci siamo? Come vedete quest'ordine funziona sempre, ragazzi. Lo faccio per ogni classe che sto facendo e funziona sempre benissimo. Quindi adesso possiamo scegliere le altre abilità. Come si vedono? Andiamo nella tabella di classe. Competenze. Armature leggere, medie, queste le mettiamo fra poco perché io le metto quando parleremo dell'equipaggiamento. Quindi lo faccio per step. Abilità, due a scelta tra intuizione, ecco, avete visto? Già io questa la posso escludere perché me l'ha già data il background, capite? Escludiamo intuizione, medicina, persuasione, religione, la escludo perché mi ha dato il background e storia. Quindi la scelta sarà tra medicina, persuasione e storia, due a scelta. E io scelgo medicina perché sono il curatore e mi scala comunque su saggezza, dove io ho tanto. Persuasione, mi piace essere persuasivo. Nelle situazioni in cui magari io sono il curatore e devo cercare di convincere qualcuno, me lo metto un bonus di competenza appunto alla persuasione. Lascio stare storia, immagino ci possa essere qualcun altro. Nel caso in cui io, dov'è che posso parlare in quanto nano, se si parla di costruzione in pietra, lì c'ho proprio la maestria addirittura, quindi storia non mi serve al momento, lascio fare ad altri, magari al mago che è già intelligenza. E ci siamo, ragazzi. Queste sono le nostre abilità. Che cosa ci manca adesso per poter poi andare agli incantesimi? Saggezza passiva, il calcolo, vi mando comunque sul video, ragazzi, saggezza percezione passiva. Si calcola in questa maniera, 10 più i modificatori. Quindi 10 più saggezza, 13. Sono competente in percezione? No, niente bonus di competenza. 13. 13 è la mia percezione passiva. Indagare passivo invece 10 più intelligenza 0, quindi 10. Sono incompetente in indagare? No, 10. Semplicissimo. Ok? Che cos'è, come funziona? Lo vedrete nel video sulla percezione passiva, nella serie pillole di regolamento. Andiamo ai tiri di salvezza. Quindi, qua troviamo tutto, ragazzi, non si può sbagliare. Abbiamo tiri di salvezza, saggezza e carisma. Saggezza e carisma. Se dovremmo mai fare un tiro salvezza su saggezza o su carisma, aggiungiamo il bonus di competenza. Ecco cosa significa, ok? Tutto qua. E noi siamo competenti di salvezza su saggezza e su carisma. Ora, andiamo a noi. Andiamo nelle competenze in armature, armi e strumenti. Nessuno strumento, armi semplici. Tutte le armi semplici noi saremo competenti. Quindi aggiungiamo il bonus di competenza. Armature, leggere, medie e scudi. Fatto. Ragazzi, la competenza è fatta. Ora, e qui io mi prendo un secondo per dirvi questo. Prima di fare l'equipaggiamento, ragazzi, dobbiamo parlare del chierico e della scelta dei suoi archetipi. Perché? Prima cosa, cos'è un archetipo? L'archetipo è la specializzazione che ogni classe ha. C'è chi ce l'ha al primo livello, chi al secondo e chi al terzo. Principalmente ce l'hanno tutti al terzo livello. Ma alcune classi ce l'hanno al secondo, come ad esempio il mago, la scuola di magia, come ad esempio appunto il druido, appunto i suoi circoli.
altre classi ci hanno al terzo, come il guerriero, come il ladro, come il bardo, i suoi colleghi, eccetera, eccetera, ognuno ha i suoi. Il chierico, così come lo stregone, ad esempio, ce l'hanno al primo. Al primo livello loro già devono scegliere la loro specializzazione, il loro, come si chiama, in questo caso il loro dominio, il loro archetipo, si intende specializzazione generica per tutte le classi. Qual è il tuo archetipo? Per la singola classe il nome dell'archetipo in questo caso è dominio per quanto riguarda il chierico. Noi il dominio lo scegliamo al primo livello. Come faccio a saperlo? Qua. Dominio divino. Scegliamo il dominio divino. Quindi, quale dominio, cioè quale specializzazione noi scegliamo? Ci sono diversi domini. C'è il dominio della conoscenza. Quindi un chierico basato sulla conoscenza, appunto. Ci sono i domini, c'è il dominio della guerra, c'è il dominio dell'inganno, il dominio della luce, il dominio della natura, il dominio della tempesta e il dominio della vita. Ragazzi, qual è il nostro dominio? Su cosa noi saremo più concentrati e incentrati nella costruzione di questo personaggio? Ebbene, ragazzi, vi dico sin da subito che noi faremo il dominio della guerra. Appunto come il nostro German era un chierico della guerra e fidatevi che ha fatto i buchi. Quindi, dominio della guerra. Perché ne parlo adesso? Perché il chierico è una classe particolare. In funzione al dominio che scegli ti dà competenze. E dato che stiamo facendo adesso le competenze, noi possiamo vedere che scegliendo il dominio della guerra, a parte tutto il resto che vedremo nella terza parte del video, noi avremo questo, competenze bonus. Al primo livello, il chierico ottiene competenze nelle armi da guerra e nelle armature pesanti. Mi sposto un attimo. Visto? In questo caso, noi abbiamo competenze nelle armi da guerra e nelle armature pesanti. Guerra. Presente che dicevo prima, Sage Advice, bla bla bla. Questi sono già compresi nelle armi da guerra. Ok? Quindi questo qua lo metto in alto. E anche nelle armature pesanti. Adesso noi possiamo indossare e impugnare qualsiasi tipo di arma. Perché? Perché siamo del dominio della guerra. Occhio! Non è che il chierico in generale ha le competenze qua. No, soltanto se siete dominio della guerra. Se ad esempio siete dominio della conoscenza, non avete, come vedete, le cose bonus, le competenze bonus. In questo caso sì, altri vi danno soltanto le armature, altri soltanto le armi. Il dominio della guerra vi dà competenze sia nelle armi da guerra che nelle armature pesanti, ok? E questo è davvero buono. Quindi cosa facciamo? Abbiamo messo qua le nostre competenze. Tornando alla sezione dove scegliamo quindi le nostre armi, il nostro equipaggiamento, adesso le cose sono molto diverse, perché adesso scegliamo un equipaggiamento. Dunque, pagina 57. Possiamo scegliere, vedete qua, abbiamo il puntino. O uno, o l'altro in questo caso. Se c'è AB o ABC possiamo scegliere tra una di queste per puntino. Quindi esempio, puntino 1, possiamo scegliere tra una mazza o un martello da guerra, se ha competenza. Siamo competenti, adesso possiamo farlo. Ok? Quindi noi siamo competenti nel martello da guerra? Sì, scegliamo il martello da guerra. Pagina 149. Ops, ho segnato 2000, ok. Pagina 149. Andiamo a vedere il martello da guerra. Eccolo. Abbiamo un D8 di danni contundenti, versatile un D10. Versatile un D10 significa che possiamo anche usarlo a due mani. E in quel caso farebbe un D10 di danno. Andiamo alla sezione delle armi. Martello da guerra. Danno tipo un D8 contundente, tra parentesi ci metto versatile, un D10, ok? L'attacco è il tiro per colpire, io faccio D20 più competenza più forza, quindi è un'arma che scala su forza, più 2, 4, D20 più 4. Poi gittata, peso non ci interessa, noi non usiamo il peso. Torniamo a noi, di nuovo pagina 57. Segnatevi le pagine, ragazzi, farete molto prima. Una corazza di scaglie è un'armatura media. Un'armatura di cuoio, che ci scala principalmente su destrezza, ma a noi non conviene. Ho una cotta di maglia, se ha competenza. Abbiamo competenza, sì, in tutte le armature, ragazzi, quindi noi cosa facciamo? 146? Quasi. 145.
Cotta di maglia. Classe armatura 16. Forza 13 per impugnarla. Noi abbiamo per indossarla, noi abbiamo 14. E svantaggio alle prove di furtività, perché è una corazza pesante, no? Tutte le corazze pesanti hanno svantaggio, a meno che non sono oggetti magici particolari. Quindi qua mettiamo cotta di maglia e abbiamo già la classe armatura 16, perché ce lo dà l'armatura, ma non solo. Continuiamo ad andare a noi, andare avanti. 57. Cotta di maglia, una balestra leggera e 20 quadrelli o una qualsiasi arma semplice. Ragazzi, io non sceglierò mai la balestra leggera perché scala su destrezza, noi abbiamo meno 1 in destrezza. Piuttosto scelgo un'arma semplice che in questo caso sarà un'ascia, perché ve la mostro. L'ascia, ragazzi, un D6 tagliente e da lancio. Posso lanciarla entro 6 metri senza svantaggio, poi fino a 18 con svantaggio. È leggera, quindi una mano, posso anche poi lanciarne due, una cosa del genere, ma prendo un'ascia che lanciandola mi scala su forza, non uso destrezza, è un'arma in mischia che se la lancio uso forza comunque. Quindi ascia, un D6, 6 18. Ascia, un D6, tagliente, gittata, 6 18. Entro 6 metri lancio senza svantaggio, dai 7 ai 18, cioè dopo i 6 ai 18, con svantaggio. Ecco qua, il tiro per colpire di 20 più 4, perché uso forza più la competenza al tiro per colpire. Questi invece sono i danni, ovviamente si aggiunge forza ai danni, ok? Potrei aggiungere più forza, ma ve lo ricordate. Guardate il video sul tiro per colpire se siete agli inizi, ragazzi. E qua già abbiamo due armi interessanti. Tornando di nuovo all'equipaggiamento, una dotazione da sacerdote o una dotazione da esploratore e uno scudo con simbolo sacro. Abbiamo uno scudo, io me lo segno, scudo più simbolo. Il simbolo sacro di solito può essere incastonato nello scudo, ragazzi, è molto utile in questo caso, così tu puoi utilizzarlo semplicemente mostrandolo, oppure può essere un pendente. Una volta avevo un pendente come simbolo sacro, un orecchino, un oggetto vero e proprio, quello che volete, ok? Che richiede però l'utilizzo. Quindi scrivo scudo più simbolo e la mia classe armatura mi arriva a 18, perché lo scudo mi dà più 2 in classe armatura, ok? Il martello lo impugnerò a una mano, così avrò scudo, che mi richiede comunque, mi occupa una mano. Non posso avere uno scudo e impugnare un'arma a due mani, non posso. Scudo e martello da guerra a una mano. Quindi farò un D8 di danno, ma avrò più 2 alla classe armatura. Totale 18. Avete visto come si vince facilmente? Il simbolo sacro è il mio focus da incantatore. Grazie a questo posso castare gli incantesimi con componente materiale, a meno che queste non richiedano un consumo. Vi mando al video su come si castano gli incantesimi. Vedete, slot incantesimo, è proprio il video di focus da incantatore, anzi, focus da incantatore. Lì vi spiega perfettamente come funziona. Detto in due parole, avere il simbolo sacro o il focus da incantatore vi sostituisce le componenti materiali degli incantesimi, a meno che queste non richiedano un costo in denaro, monete d'oro, o che l'incantesimo consumino. Se dice ad esempio acqua santa che l'incantesimo consuma, in quel caso non vi basta avere lo scudo, vi serve avere la componente materiale che si consuma. Detto questo, ragazzi, le dotazioni, basta andare pagina 156, poco più su. Strumenti, oggetti, dotazione da sacerdote, eccola qua, pagina 151. Io cosa faccio? Vado qui, dotazione sacerdote, e metto tra parentesi pagina 151, perché sono pigro, non voglio segnarmi tutto ciò che c'è scritto qua. O me lo ricordo o me lo segno, mi scrivo la pagina. Dato che ho sempre il manuale a portata di mano, faccio questo perché sono pigro. Ci siamo? Ragazzi, abbiamo praticamente quasi finito. Perché se noi torniamo alla pagina del chierico, ragazzi, scuro e simbolo sacro, noi vediamo che abbiamo praticamente finito. Ci manca la parte degli incantesimi, ma prima di andare alla parte degli incantesimi vi mostro un'altra capacità di dominio, perché ragazzi, quando scegliete un dominio bisogna vedere tutto ciò che vi dà a livello 1, e qua abbiamo due cose a livello 1, a parte gli incantesimi, ma ne parleremo nel prossimo video. Abbiamo una competenza bonus e le abbiamo messe,
armi da guerra e armature pesanti, ma abbiamo questo. Ragazzi, questo adesso lo leggo, lo metto qui su, se no io lo copro. Amici miei, questo è il motivo per cui voi farete i buchi sin dal primo livello, ok? Quando salirete di livello avrete degli incantesimi fortissimi, ma fino a quando non avrete questi incantesimi davvero fortissimi, voi farete i buchi grazie a questo. Una cosa che molti altri dovranno aspettare fino al quinto livello, voi ce l'avete dal primo. E cioè un attacco extra. Come? Ve lo spiego subito. A partire dal primo livello, il chierico riceve dal suo dio dei fugaci lampi di ispirazione quando è impegnato in battaglia. Quando il chierico usa l'azione di attacco, può effettuare un attacco con arma come azione bonus. Mi fermo. Quando attaccate, cioè quando usate l'azione di attacco, ripeto, dovete usare l'azione di attacco, non è che se vi disimpegnate o castate incantesimi, no. Se usate l'azione di attacco, potete fare un altro attacco come azione bonus. A lui o un'altra creatura, potete pure spostare nel frattempo, come volete, ma avete a disposizione un altro attacco come azione bonus. Quante volte? Tante volte quanto è il vostro modificatore di saggezza, fino a un minimo di una volta. Ovviamente a turno, avete un'azione bonus a turno, l'avete usata per fare questo, non ne avrete altre. Quindi azione, attacco, quindi azione bonus, posso fare un secondo attacco, ok? In questo caso, quante volte posso fare questa cosa? Massimo noi 3 volte, perché è pari al nostro modificatore di saggezza. Potete recuperare tutti questi usi ogni riposo lungo. Quindi ragazzi, se usate l'azione di attacco, avete un attacco come azione bonus. Ed è bellissimo, perché cosa significa avere un attacco come azione? Quindi una martellata, azione bonus, un'altra martellata, oppure una martellata, ti ho ucciso, vado dall'altro, azione bonus, pum, martellata. Cosa significa? Doppio modificatore. Ed ecco questo più 2 che può sembrare poco, in realtà è tanto perché lo fate 2 volte. E 2 volte è il vostro D8, ragazzi. Quindi voi farete i danni. Quindi ricordiamoci che voi, grazie al sacerdote di guerra, avete attacco come azione bonus tante volte quanto il vostro modificatore di saggezza. Quindi lo chiamiamo qua sacerdote da guerra. Di guerra. 2 punti. Un attacco, azione, bonus. Ok. Oppure, attacco, oddio, scusate. Possiamo scriverlo così, oppure scriviamo questo. Lo preferisco fare in questa maniera, sinceramente. Pagina 60. Fatto. Ragazzi, è così figo. Siete forti. Cioè, il guerriero fa attacco, sì, bene, l'ho preso, ah, mi fai danni, ah, che bello, arriva il chierico, livello 1, lo attacco, sì, attacco come azione bonus. Cosa? E perché vuoi farlo? È perché sono un chierico della guerra. Su questi. Capite, ragazzi? Siete fortissimi. Questa era l'ultima cosa prima di passare al terzo video, quello sugli incantesimi. Sceglieremo gli incantesimi, spiegheremo qualcosa di figo, come vengono preparati, eccetera, eccetera. Il chierico non è difficile, ma richiede una certa attenzione. Quindi ragazzi, abbiamo praticamente quasi finito. Abbiamo praticamente quasi finito. Per quanto riguarda il tatti caratteriali ideali, eccetera, eccetera, scriveteveli voi. Sceglieteveli voi. Non prendete quelli fissi nel manuale. Se volete fatelo, ma sceglieteveli voi. È molto più bello. Molto, molto, molto più bello. Ok? Adesso arriveremo nel prossimo video a parlare di tutto questo. Nel frattempo iscrivetevi su tutti i nostri social, tutti i link sono in descrizione, ragazzi. Seguiteci su Twitch, entrate su Discord a giocare con noi, in Facebook e Instagram per tutti gli aggiornamenti e Twitch per seguire le nostre dirette live e la nostra campagna online. Ok? Iscrivetevi al canale e se vi è stato utile mettete mi piace a questo video. Ci vediamo al terzo e ultimo video sul creiamo un chierico, la parte inerente agli incantesimi. Grazie e alla prossima qui su Dungeons & Cutsage.